Oh, fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, amici. Ah, allora, 16 agosto, 16 agosto dell'anno 2024, amici miei. 16 agosto dell'anno 2024, io credo che sia arrivato il momento di non nasconderci più. Sia arrivato il momento che sono anche neutrale con la maglia del Borussia Dortmund, quindi sarò neutrale, andrò secondo il mio pensiero. Vi dirò a sensazione, anche perché poi molte volte va a culo, soprattutto nelle posizioni di metà classifica va a culo. Ci sono stati anni che ci ho azzeccato e anni che gli ultimi 2 anni non ci ho azzeccato. Uno per 4 posizioni e l'altro per poco. Per quanto riguarda il Milan, adesso vi dirò dove lo piazzo quest'anno. Comunque, ho tante aspettative sul Milan. Oggi voglio parlare in generale sul campionato in generale e verso la fine parliamo delle prime posizioni, ovviamente, quindi per quanto ci riguarda, per i miei sostenitori rossoneri. Voglio partire dal basso. Ventesima posizione. Ci metto il Venezia, le gondole. Per me faranno un anno di apparsa, come al solito, pubblico scarso, stadio veramente orripilante. A Venezia ci si va per altre cose, secondo me, non per giocare a pallone. Sono forti a basket, quello sì. Mi ricordo che avevano una bella squadra di basket quando ero andato a Venezia. Sono stato a Venezia più di una volta. Comunque la metto ventesima e qua è già calda la zona retrocessione, ma Venezia lo metto proprio in giù. 19ª posizione, ragazzi, l'ho sempre dato salvo e ho sempre avuto ragione, non mi riguarda più, comodamente posso dirvi Verona 19esimo. È il primo anno che posso anche non tifarli, perché comunque lo tifavo per una questione di etica, comunque per il mio bar. Cambiano tanto come ogni anno, hanno perso Noslin. Secondo me non faranno un campionato come al solito in rimonta. Per me quest'anno sprofonderanno. Caldo invece sarà la zona di retrocessione. Io proprio il Verona lo metto che già 3 giornate alla fine è già andato. Verona e Venezia, questo qua. Venezia anche a 5-6. Il Verona lo metto a 2-3 giornate dalla fine, facciamo. Matematica 3 giornate. 18ª posizione, mi piange il cuore per il Condor, però il Monza l'ho visto male. Mizzo mi sta sui coglioni troppo, veramente il difensore che odio di più della Serie A. Ci metto che il Monza torna ai suoi livelli, con la mancanza di Re Silvio e tutto. Secondo me quest'anno il Monza non ce la farà a fare l'ennesimo miracolo, come al solito a mani basse, ha perso anche Palladino. Io ci metto il Monza di Nesta, per me anche alla prima esperienza. Giocatore una cosa, allenatore un'altra. Mi spiace per Sandro, ma sensazione per il Monza quest'anno torna giù. Ce lo metto 18esimo. In concomitanza con 17esimo l'Empa, cose da ultime giornate, con il Lecce 17esimo e l'Empoli 16esimo. Se la giocheranno loro, se la giocheranno loro, sarà una bella lotta le ultime giornate, secondo me, come solito per la retrocessione. L'anno scorso l'Empoli si è salvato all'ultimo secondo, quest'anno dovrà ancora lottare, secondo me, per raggiungere la salvezza ancora di più degli altri anni. Ha fatto un campionataccio l'anno scorso, quest'anno dovrà fare più, ma secondo me alla fine si salveranno sia Lecce che Empoli. A 3 giornate dalla fine l'Udinese, come al solito, l'anno scorso gli è andata di gran culo, però per me l'Udinese si salva come al solito, poi dipenderà molto se ci daranno noi Salmarzic o meno da qualche altra parte. Ci metto l'Udinese, 15esima, la solita squadra che gioca male e ti fa giocare peggio, ti fa giocare peggio, quindi ce la metto in 15esima. State già premendo, che si sale. Brrr. Ragazzi, ragazzi, iscrizioni su Twitch. Ancora abbiamo fatto una live, abbiamo fatto un picco di poche persone, non tante. Ancora dobbiamo farci vedere, però sarà sulle partite per me la nostra forza. Quando ci faremo conoscere, poi, adesso che sto anche migliorando tecnologicamente un po', sarà anche naturalmente sul
Sulle live con i game, sto facendo il Milan, ragazzi. Sto facendo il Milan. Ho già preso Hummel, Modric. Abbiamo preso 6 gol dall'Arsenal. La squadra Santos, che me l'ha consegnato Robby Mack, non è un granché, però dice che col decreto crescita, ecco, non so, comunque diventa più forte. Vabbè, 14ª posizione, il Torino. Salvezza abbastanza facile. Solita contestazione dei tifosi che vorrebbero di più. Ha perso Juric, ha tenuto Zapata. Io dico 14esimo quest'anno, hanno perso Buongiorno. 14esimo il Torino. 13esimo il Cagliari, mi dà fiducia perché il Cagliari in trasferta è zero, in casa è forte. In casa mette in difficoltà tutte. Ce lo metto. 13esimo il Cagliari. Salvezza abbastanza agevole per la squadra sarda. 13esima posizione. Scusa, 13esimo il Cagliari. 12esima posizione il Genova. Genova c'è uno stadio anche lì in casa da tutto esaurito come al solito che hanno i prezzi dei gli abbonamenti veramente a poco, veramente molto molto poco, voglio ingrimire lo stadio. 12esimo ci metto il Genova, hanno perso le Tegu, adesso non so che mercato hanno fatto, comunque vediamo un po' a vedere mercato Genova, vabbè se no devo farlo per tutti, dai, comunque io vado molto a sensazione, secondo me il Genova quest'anno arriverà. 12esimo, 11esimo il Bologna. Scordatevi l'Europa, ha perso Thiago Motta, ha perso Zirkzee, Ferguson rientrerà dall'infortunio. È vero che c'hanno Sarturi che è il miglior direttore sportivo, o uno dei migliori che c'è in Italia. Comunque ce lo metto, 11esimo, un campionato tranquillo di salvezza. Hanno perso anche Salamaker, secondo me, non so adesso che hanno preso, comunque, squadra un po' smantellata, 11esimi. Decimo posto, squadra, una delle squadre rivelazioni. Il Como, che nel giro di qualche anno è la squadra più ricca che c'è in Italia, con i proprietari più ricchi, secondo me arriverà a decimo. Ragazzi, occhio che il Como sta anche rifacendo lo stadio, è una città bellissima, un pubblico che è caldo. Potrebbe veramente essere la svolta dei prossimi anni il Como. Segnatevelo perché potrebbe essere la svolta dei prossimi anni. Nona posizione, il Parma. Nona posizione. Il Parma. Perché dico il Parma? Perché mi è piaciuta vedere l'amichevole che ha fatto con l'Atalanta, non bene col Palermo, però c'ha Mancio, c'ha Bernabé, secondo me c'ha dei giovani molto interessanti. Secondo me riprenderà la piazza. Ricordiamo che il Parma cosa è stato? Nell'era Maresani addirittura, prima che c'era il clamoroso crack. Ricordiamoci che era stata con la Juventus la squadra più forte d'Italia, aveva uno squadrone, rubando i soldi alla gente, ma c'è avuto uno squadrone, c'è una piazza, non di esaltata, è una piazza umile. Comunque io dico no, 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 il Parma. Ne abbiamo anche presi di lecche ai tempi dal Parma, fra l'altro. Ottava posizione. Io dico la Lazio. Ottava posizione la Lazio. Ci sarà la lotta contro la Fiorentina, settima posizione. Per la Conference Europa League, secondo me comunque arriveranno in Europa League. Per me alla fine arriverà la Fiorentina quest'anno in Europa League. Perso una finale di Conference l'anno scorso, secondo me arriverà la Fiorentina. Poi bisogna vedere che magari ne ripescano uno, comunque se la giocheranno per la Conference e l'Europa League. La Fiorentina e la Lazio. Sesto posto, io ci ho messo la Roma. Ci ho messo la Roma, adesso bisogna vedere anche ragazzi, sono delle posizioni dove non abbiamo il mercato completo. Io vi dico per la mia sensazione di come finirà il mercato e di come a intuito la vedo io, poi naturalmente di queste posizioni su 20 se ne azzeccherò 10 è già un miracolo, è già un miracolo. Però giochiamocela fino in fondo. Quinta posizione. L'Atalanta, per me l'Atalanta arriverà ancora in Champions. L'altro giorno l'ho vista molto 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 bene. Meritava di essere in vantaggio i primi 56-57 minuti. Recupererà, vediamo Zaniolo. Dà sempre fastidio a uno dei migliori allenatori che c'è in Italia e anche al mondo, secondo me, perché Gasperini c'ha dietro uno staff della Madonna. Massimo rispetto come allenatore, non come persona che non mi piace. Però è molto bravo come allenatore, sulla sua piazza è molto bravo, c'è da dirlo, Gasperini è molto bravo, non deve stare qua ad andare per simpatia a Saragobbo, è bravo. Gasperini già gli allenamenti 7 contro 7 a tutto campo, se ne è uno che fa correre, che rende al meglio, che sta bene con i ragazzi, premia i giovani, ottimo allenatore.
Anzi, ve la dico di più, secondo me arriverà a guidare la nazionale prima della fine della carriera. Questo è il mio pronostico. Quarta posizione, un Napoli di Condandonio. Il Napoli per me, fra mille polemiche e cose, arriverà quarto. Intuito, c'hanno ancora troppi bagoli con Lukaku, che per me non è più quello di prima, non è più quello di una volta, anche se sempre pericoloso, non è più quello del Conte dell'anno dello scudetto, ragazzi, secondo il mio punto di vista. Secondo me non farà come si aspetta Conte. Conte lo vedo già nervoso. Secondo me arriverà quarto. Terza classificata, la Juventus di Thiago Motta. La Juventus di Thiago Motta. La Juventus di Thiago Motta, secondo me, arriverà fra le prime tre, ovviamente. Hanno rinforzato tanto la squadra, però hanno il più forte difensore centrale in difesa, che è Bremer. Chiesa lo danno via, chi lo daranno, chi non lo daranno? Boh, vedremo. Comunque io ce la metto in quella posizione qua. La metto terza. E adesso arriviamo alla seconda classificata. E adesso arriviamo alla seconda classificata. Voi lo sapete che io non gioco, sono molto molto realista come persona. Però, avendo giocato a calcio per tanti anni, avendo sempre puntato su me stesso, avendo sempre puntato al massimo, e avendo sempre avuto la fiducia di chi è che giocava con me, io vi dico una cosa, signori miei, e qua vi devo dire la verità. E qua vi devo dire la verità, perché fra mille critiche, mille scontenti, mille cose che questa società ci ha fatto, ci starà facendo e tutto, io vi dico che vinciamo il campionato. Secondo ci metto quella biscetta acquatica senza veleno e ci metto prima l'AC Milan. Forza diavolo Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò. Non si gioca mai per arrivare secondi, si gioca sempre per arrivare per primi. E se finiamo il mercato come si deve, noi per primi quest'anno ci possiamo arrivare. Quindi basta pessimismo, basta tutto. E io dico che prima ci metto l'AC Milan. Dai, raga!